Calcolatore, polemico questo sei. Torna a fare il rent boy. Andresti con chiunque, sei un pervertito. Ti credi furbo da conquistare tutti con il tuo faccino? Se volessi essere solo ascoltato non ti truccheresti nemmeno. Se io voglio fare un video vestito da pallina da tennis, faccio il video come una pallina da tennis. Ma tu chi sei per criticarmi è quello che mi chiedo. Ciao ragazzi, come state? Allora, questo non sarà un video come un altro, diciamo, sapete, su questo canale di ultimo parlo molto di crimini, però sono arrivato a un punto in cui mi è venuta voglia di parlare, perché sono arrivati una serie di commenti che mi hanno dato un po' fastidio e volevo rispondere perché sinceramente non tollero più certi comportamenti. Diciamo che questo video è stato un po' ispirato da un video che ho visto proprio questa mattina mentre andavo al lavoro, di Matteo Fumagalli, in cui parlava di come la gente spesso ogni tanto nei commenti, e penso che sia una piccola parte perché io credo che comunque la gente che lo segue di norma sono persone molto intelligenti, però di persone anche carine che in modo carino gli chiedevano come mai fosse cambiato così tanto, perché rispetto ai primi video di YouTube il suo aspetto era cambiato. Personalmente non mi ero neanche accorto di queste differenze, poi quando l'ho fatto notare sono andato a vedere, sì, cioè insomma un po' cambiato, ma è normale, noi cambiamo sempre, quindi è normale che si cambia. Anch'io sono convinto che se voi andate a vedere i miei vecchi video probabilmente un po' sono cambiato. Però non è questo il punto, cioè se volete vedere insomma il suo discorso andatevi a vedere il suo video che ne parla molto bene. Quello che io vorrei fare in questo video è rispondere ad alcune accuse o alcune voci che sono state messe in giro su di me e che poi ho trovato anche su Instagram. Non è che mi danno fastidio, però diciamo che volevo mettere le cose in chiaro perché sinceramente non è giusto. Partirò comunque da una cosa anche abbastanza, diciamo, stupida e futile per poi fare un discorso più ampio e importante. Prima di iniziare col video ho anche un annuncio da farvi, perché sta per uscire il mio nuovo album che uscirà il 10 di settembre. Vi lascio in descrizione nel primo commento un link in cui se volete potete già salvarvi la canzone su Spotify e quando uscirà vi arriverà la notifica. Sono 8 canzoni, 7 in giapponese e una in inglese. Ho collaborato ad alcuni di questi pezzi con la mia amica Kobato, che è bravissima, anzi se non la conoscete potete andare ad ascoltare anche la sua di musica. E abbiamo fatto anche una canzone in cui facciamo una specie di duetto, che è l'ultima, che è City by the Ocean, che tra l'altro ha scritto Andrea Greco insieme a me. Io ho fatto anche il testo, spero vi possa piacere, e poi saranno comunque una serie di nuove canzoni inedite. Questo è un album che l'ho pensato, diciamo, nel periodo di quarantena, quindi spero che questo album vi possa piacere. Non perdiamoci troppo in chiacchiere e andiamo a vedere le accuse che mi sono arrivate. Questo è il commento che mi è arrivato sotto un mio video. Prima, guarda la tua grande coerenza, pensando che io sono una persona incoerente, mentre io, per quanto non sono perfetto, cerco comunque sempre di essere coerente o di comportarmi nel modo migliore. Ovviamente posso sbagliare pure io, però nel mio piccolo cerco di fare del mio meglio. Spari a zero su TikTok e poi ci fai la pubblicità a TikTok Japan. Allora, io vorrei far notare che è brutto vedere come qua ci sono delle assunzioni che non sono quello che è successo realmente. Lo si può anche vedere dal taglio di capelli. Come voi potete vedere, quando ho fatto la pubblicità di TikTok i miei capelli erano tutti marroni, quindi quella pubblicità di TikTok era stata girata prima di quando io ho fatto il video su TikTok. Senza contare che io in quel video che ho fatto su TikTok non sparo a zero, ma critico solamente un algoritmo, l'algoritmo bellezza di TikTok tra i tanti, che probabilmente in questo momento quell'algoritmo magari è utilizzato da altre cose. Altre cose inoltre che non mi erano piaciute erano anche per esempio il fatto che tracciassero i dati anche dei minorenni. Insomma, ci sono state un sacco di cause legali in corso, hanno anche dovuto risarcire una bella somma, ma questo in realtà non solamente TikTok, anche in realtà altre piattaforme, ma comunque il discorso non è quello. Mi dà fastidio come venga presa una pubblicità su TikTok che vi faccio vedere io vestito da angelo, abbastanza comica, e venga strumentalizzata per portare avanti una narrativa che non esiste, perché io appunto quella pubblicità l'ho fatta prima e vi dirò di più. Dopo aver fatto quella pubblicità io sono entrato in contatto anche con la parte marketing di TikTok, e tra l'altro c'era anche la possibilità, mi era stato offerto un lavoro, che comunque sapete un'azienda come TikTok non è che dà lavori piccoli, quindi anche un lavoro importante, e per quel motivo io ero andato un po' a fare delle ricerche su TikTok. Quando ho scoperto comunque tutte queste
cose, diciamo, che sono contro la mia etica, che faceva TikTok, ho scelto di non accettare quel lavoro. E vi dirò di più, sono andato anche a lavorare per un'azienda che invece cerca in assoluto di prevenire l'utilizzo di questi dati e quindi della salvaguardia dei bambini. Quindi mi dà fastidio che siano state dette queste voci completamente fuori luogo. Tra l'altro questa cosa anche girata su Twitter, il che non ci ha dato troppo peso, però è triste vedere come ci siano delle persone che, pur di cercare di buttare giù un'altra persona, cercano di inventarsi queste storie. Tu cerchi polemiche e ti infili subito per fare views. Non mi sembra che il mio canale sia proprio basato sulla polemica, soprattutto dopo che ci sono state varie polemiche, il mio canale stava andando veramente bene, e invece di continuare con quella strada, se voi notate, io praticamente ho smesso di fare video perché non ce la facevo più. Quindi se fossi una a cui piace fare polemica e le visualizzazioni facili, sicuramente avrei battuto più il chiodo, non sarei andato a smettere di fare video per poi tornare con un altro format che con la polemica non ha molto a che fare, perché adesso, trattando di crimini, non è che proprio si parli molto di polemica. A te non interessano i grandi numeri e rivoluzioni il canale parlando di crimini per attirarne di più. Allora, io avevo un canale di Giappone, ho fatto più di 400 video sul Giappone. Poi che cosa è successo? Ho iniziato a parlare di Corea e ho iniziato a discutere di determinati argomenti, come ad esempio anche il K-pop, il retroscena, e quindi il mio audience è cambiato, anche i miei interessi sono cambiati, e quindi ho preferito che questo canale si focalizzasse più sui crimini, perché è quello di cui tratto principalmente. Poi mi piace ancora fare video sul Giappone, li ho solo divisi per canali, perché comunque magari se ci sono delle persone che aspettano un video sui crimini, è giusto che ci sia un canale sui crimini. Invece se vogliono vedere un video sul Giappone, possono andarsi a vedere un video sul Giappone. Cioè, non vedo perché queste insinuazioni così fuori luogo. In ogni caso, ti credi furbo da conquistare tutti con il tuo faccino, perché lo sai, la maggior parte ti segue solo per quello. Non gliene frega niente di quello che dici. Se volessi essere solo ascoltato, non ti truccheresti nemmeno. Non lo faresti proprio. Ecco quanto Seba è coerente e sincero, affezionato ai suoi iscritti. Secondo me anche il make-up, cioè, perché io, se volessi essere solo ascoltato, non potrei farmi il make-up, non potrei sistemarmi i capelli, non potrei vestirmi come voglio. Cioè, il canale è mio, il modo in cui mi voglio esprimere, il modo in cui mi voglio mostrare è una scelta mia, cioè ha a che fare con quello che sono, anche un modo per esprimere me stesso. Quindi non vedo perché dire che non posso acconciarmi in un certo modo per fare un video. Cioè, se io voglio fare un video vestito da pallina da tennis, faccio il video come una pallina da tennis. Ma tu chi sei per criticarmi? Non mi è piaciuto questo discorso dell'insinuare che io non sono una persona sincera. Cioè, ragazzi, è triste vedere comunque come ci siano delle persone che veramente si sono fatte questa immagine su di me che non risponde alla realtà. Perché io, se adesso ho smesso un po' di battermi di alcune cause, è perché mi sono accorto che farlo su YouTube non è la piattaforma giusta. Io, per esempio, anche il discorso, avete presente quello di degli asiatici e di quello che ha fatto Striscia la Notizia, che non abbiamo parlato, eccetera. Io ho provato a fare dei video, ho provato a fare 2-3 video sull'argomento, ho cercato di sensibilizzare, e quello che mi sono accorto è che ci sono luoghi in cui veramente non si può parlare di determinati argomenti, perché ci sono troppe persone che purtroppo fanno parte della maggioranza e quindi non hanno mai vissuto e non sanno come ci si sente essere parte di una minoranza, che non sanno come queste persone magari si possono sentire. E quindi parlarne su YouTube, diciamo che finisco per sembrare quello che vuole fare polemica, quello che vuole fare iscritti, quando non è assolutamente il caso. Io ci credo in questi argomenti e mi piace battermi, perché ho tantissimi amici asiatici che hanno sofferto per comportamenti ingiusti. Per esempio, nel periodo di coronavirus, che comunque sta andando avanti tuttora, però adesso comunque sembra che è diventato più una questione mondiale, però quante persone comunque asiatiche in Italia avevano paura anche di uscire di casa? Cioè, è stato veramente un periodo che spero che non riviviamo più. E a me leggere commenti come questo, lasciato tra l'altro dalla stessa persona: ancora parli? Torna a fare il rant boy, vuoi solo farti notare con le tue polemiche. E poi qualcuno sotto le ha anche risposto: ma pensa alla vostra dittatura, quella del maledetto politicamente corretto, non si può fare o dire nulla.
Cioè, ragazzi, questa è una questione molto più grande di questo discorso, ma non mi va neanche di entrare in merito. Vi dico solo che la mia tesi si concentrerà proprio su questo argomento. Sto facendo una tesi proprio per la magistrale sugli stereotipi degli asiatici in Italia e possibili soluzioni. Mi sono accorto che YouTube, parlarne su YouTube non è proprio la soluzione ideale, però sto facendo delle ricerche per vedere se ci sono dei modi per diciamo cambiare le cose. Però capito anche questa cosa di torna a fare il rent boy, ma perché mi hai dato del rent boy? Cioè io non ho mai fatto rent boy e non ho in programma di farlo, non che ci sia niente di male se qualcuno voglia fare il rent a boyfriend, però trovo veramente fuori luogo che mi siano state fatte queste accuse personalmente. Tra l'altro poi questa persona ancora ha commentato: calcolatore, polemico questo sei. Altro che incazzarti, ti brucia perché hai il fidanzato asiatico e vivi in Asia fra loro. Anche tu, un bianco, non sarai mai uno di loro. Paladino di qua e paladino di là. Allora, innanzitutto io non ho mai aspirato a diventare una persona asiatica. Forse ti confondi con Holly London, quello che è emerso come non binary e coreano, questo inglese. Non ho mai voluto diventare asiatico e mai lo sarò. Non credo nemmeno a queste terminologie come asiatico o caucasico. Secondo me siamo tutti esseri viventi che viviamo in questo pianeta e quindi a me non importa essere etichettato in un certo modo, però ci tengo che tutte le persone possano godere degli stessi diritti. Ecco, questo è quello che è veramente importante per me. Poi mi ha fatto ridere come anche questo: hai il fidanzato asiatico, ma chi sei? Mi conosci? Cosa ne sai? Io non ne ho mai parlato sui miei canali, quindi sinceramente, cioè, anche tirare fuori questa insinuazione lo trovo un pochino arrogante e anche un pochino non del tutto corretto, ecco. Le polemiche portano views e gli iscritti, così avrai più follower e più lavori da riempirti le tasche, tiri fuori una buffonata innocente di due conduttori, li tagghi così ti noteranno e ci guadagni ancora, vergognati tu. Allora, innanzitutto io ho il mio lavoro da compositore, adesso anche il mio lavoro da executive, quindi sinceramente non penso che mi devono servire i soldi di YouTube, perché anche messi insieme tutto quello che ho guadagnato in tutto il periodo di YouTube probabilmente ci farò un mese del mio stipendio normale, forse anche meno. Quindi sinceramente anche questo, cioè, non è una questione di soldi. A me quello che interessa è appunto portare avanti determinati messaggi, quello che almeno avevo provato a fare. Poi adesso con tutto quello che è successo ho un po' iniziato a lasciare perdere, però cioè non capisco perché il perché di questi discorsi e soprattutto perché mi dovrei vergognare. Continuando con i commenti di questa persona mi ha anche scritto sotto il video in cui, sapete quel video che avevo fatto, gay o etero, in cui parlavo sostanzialmente di, vabbè, quello è un video lungo, andatevelo a vedere tutto il discorso. In ogni caso, io ho fatto un discorso molto importante, anche molto sincero, mi sono aperto con voi, se non avete visto il video andatevelo a vedere. E questa persona è arrivata a commentare così: pensavo eri un bravo ragazzo, invece andresti con chiunque, sei un pervertito. Quando ho capito che questa persona ha inviato tutti questi commenti, ho capito che era una haters e quindi ho provato anche a rispondere al primo messaggio, perché non mi ero reso conto che si trattasse della stessa persona. E poi quando ho visto anche questo, sinceramente, cioè, prendersi gioco dell'orientamento sessuale di una persona e dire che è una persona, un pervertito, l'ho trovato veramente comportamento meschino. Io, ragazzi, non sono solito a bloccare nessuno sul mio canale, anzi spesso rispondo anche in modo divertente, anche se mi arrivano dei commenti pseudo diciamo negativi. Non si può mai sapere se magari quella persona intendeva quel commento in modo ironico, eccetera, quindi io nel dubbio cerco sempre di essere carino e cerco di evitare ulteriori polemiche, anche perché comunque so che è difficile che mi conosciate attraverso questi video, anche se cerco di farvi vedere sempre di più chi sono, però so che magari, boh, posso stare antipatico, non lo so. Non è facile veramente fare questi video su argomenti così seri e anche essere simpatico, quindi anche per far vedere che mi prendo un po' meno sul serio di quello che magari potreste pensare, mi piace anche rispondere in modo divertente. Ma io mi sono accorto che questa persona ha commentato ripetutamente in modo così maleducato sotto il mio canale e quindi per questo motivo ho deciso di bloccarla. Per te Miss Italia finisce qui. Scusate, questo è il mio canale è come se fosse casa mia. Cioè tu vieni a casa mia
e ti comporti in modo così maleducato. Cioè, io non tollererei una persona che comunque mette in giro delle voci, si inventa delle bugie su di me, a cui magari gli altri ospiti che ho in casa potrebbero credere, perché magari non hanno sentito magari quello che avevo da dire, non sanno come le cose realmente stanno. Quindi diciamo, cioè, voi tollerereste una persona che entra in casa vostra con tutte le scarpe piene di fango e mette le scarpe sul tavolo? Cioè, io ho scelto di no, e quindi per questo motivo ciao. Cioè, sinceramente io non voglio più leggere questi commenti, non ci do molto peso, però sinceramente io spero che questa persona eviti magari di fare questi commenti anche sotto altri canali, sotto altri magari creator che magari sono più sensibili, e che magari più che sensibili sono più fragili e magari potrebbero restarci male, perché ci sono delle persone che comunque ci hanno sofferto tantissimo, sono entrate comunque in depressione per via di alcuni commenti. Quindi comunque pensate prima di scrivere, perché veramente potreste far star male qualcuno, o addirittura chissà cosa potrebbe succedere. Quindi abbiate una responsabilità prima di premere quel tasto invio, ecco. Questo è tutto quello che voglio dire. Scusate se questo video non era molto on branding, spero che l'abbiate apprezzato lo stesso. Se vi è piaciuto lasciate un mi piace, e noi ci vediamo col prossimo video, True Crime, che spero uscirà presto. Un salutone da Seba, ciao!